Stasera prepariamo fave con riso. Riso e fave che abbiamo messo a congelare, che adesso si stanno decongelando, ma vanno bene già così. Ingredienti che noi mettiamo: riso di quello che non scuoce, una cipolla di Tropea, due dadi per fare il brodo vegetale, ovviamente un po' di sale. Sfiammiamo anche con un po' di vino bianco, olio extravergine d'oliva e riso che non scuote. Prepariamoci adesso subito a preparare questo piatto semplice che richiede un po' di attenzione, ma si prepara in maniera molto veloce. Prima mossa, prendiamo una cipolla di Tropea. La tritiamo più o meno in questo modo qua, vedete, in maniera non troppo piccola, neanche troppo grande. Ok. A questo punto prendiamo le nostre erbe, facciamo un fagottino in questo modo, in modo da poterle poi tritare in maniera più comoda. C'è anche la mentuccia che è molto profumata, che si addice anche molto per le fave. Ecco qua. In una pirofila di coccio, di terracotta originale, mettiamo olio extravergine d'oliva quando basta. Più o meno fate 2 cucchiaie di olio. Possiamo aggiungere per il momento solo la cipolla. Possiamo inserire le fave, anche se sono leggermente congelate, vanno bene lo stesso. Per un fatto anche di protocollo e anche di rischio, è più facile andare incontro a qualche problema se le scongelate completamente. Ma visto che fa pure freddo, il rischio rende poco, però consiglio sempre di metterle congelate dentro direttamente la casseruola. Anche se c'è un po' di acqua, un po' di ghiaccio, fa niente. In una pendola mettiamo più o meno 2 litri e mezzo di acqua e facciamo il brodo vegetale. Io metto 2 dadi. Aggiungo anche la metà delle nostre erbe aromatiche, diciamo 3/4, e una particina la lascio per decorare alla fine, per renderla tutta più fresca e più profumata. Adesso possiamo sfumare con un po' di vino bianco. Mettiamo a tostare il riso, lo testiamo per qualche, diciamo massimo un minuto, non di più. Cominciamo a calare un po' di brodo vegetale con tutte le spezie, vedete in questo modo. Adesso dobbiamo arrivare alla cottura anche col riso. Possiamo sfumare poco poco anche il riso col vino bianco. Possiamo calare il riso dopo che è stato tostato e anche sfumato col vino bianco.
in questo modo. Adesso facciamo andare il tutto in maniera a fiamma, diciamo così, bassa, visto che questa pirofila di coccio è molto, quando si riscalda trasmette un calore molto uniforme, quindi non c'è bisogno di alzare la temperatura, anche perché potreste rischiare di farla esplodere. Tenete sempre la fiamma bassa per questa tipologia di pentole, che sono molto interessanti, ma bisogna tenerle in un certo modo. Ogni tanto aggiungiamo un mestolo di questo brodo vegetale. Siamo quasi vicino alla cottura, vedete, il riso è già cotto, deve risultare al dente, mettete sempre un riso di qualità, altrimenti si potrebbe scuocere. Siamo adesso sul punto di poterla già cacciare. Adesso impiatteremo, metteremo ancora il trito delle altre spezie. Importante girare sempre un po', sia per non farla attaccare, ma anche per fare in modo di amalgamare il tutto, quindi avere un sapore più forte, più deciso, ecco. Sempre a fiamma bassa. Provate anche a fare un otto quando girate, in questo modo. Con un otto prendete un po' tutta. Siamo pronti, adesso possiamo impiattare questo bellissimo risotto con fave. E tanti aromi. Non abbiamo messo la pancetta, in questo caso non l'ho preferita. Possiamo aggiungere anche la rimanenza di quelle spezie, di quelle verdure, per dire la mentuccia e il sedano, in modo da dargli questo colore vivo. In questo modo qua. Se possiamo servire, impiattiamo. Il risotto deve presentarsi abbastanza corposo, vedete, non liquido, ma neanche troppo denso. La prossima volta faremo una ricetta col fratto, vale a dire sono le fave secche che si possono gustare a fratto, si dice da noi. Ecco qua. Ancora un po' e il nostro piatto bello abbondante è pronto. Facciamolo vedere nella sua completezza. Vedete come si presenta bello e vivo, con le fave biologiche e tanti aromi che sono di tutto di tipo biologico naturale. Il piatto si presenta in questo modo. Adesso avviciniamo il tutto con del vino bianco e come tocco finale, se volete sempre farlo, possiamo aggiungere a crudo un po' di olio extravergine d'oliva, giusto giusto così. Ok, per noi la ricetta è completata, il piatto è completato perfettamente, ne abbiamo anche una rimanenza per domani. Adesso gusteremo questo bellissimo risotto con le fave biologiche, molto molto saporito.